Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Io sono Fox ragazzi e oggi parliamo di come si dimensiona un impianto fotovoltaico. E allora ragazzi, questa è una delle domande che più mi fate nei social. Il dimensionamento di un impianto fotovoltaico, ragazzi, non è una cosa semplice, però nel contesto può essere semplice se sai dove guardare. E allora, numero uno, devi farti intanto mente locale e capire che impianto fotovoltaico vuoi costruirti. Perché ti dico questo? Perché ragazzi, l'impianto fotovoltaico non è come acquistare un televisore, ok? Più piccolo, più grande, è sempre un televisore. L'impianto fotovoltaico si differisce anche come potenza, ma poi tra tante cose, nello specifico, connesso in rete o non connesso in rete, con batteria o senza batteria, con inseguimento solare o senza inseguimento solare, comunque, e ce ne sono tante altre variabili, però noi la facciamo semplice. Facendola semplice, dobbiamo semplicemente, ragazzi, capire i consumi innanzitutto, i consumi. Valutando i consumi annui del tuo appartamento, tu potrai avere un'idea su quanta energia nello specifico ti serve ogni anno. Metti caso che hai un impianto fotovoltaico da 3 kW, ok? In una giornata, dipende poi dalle giornate, perché più sole c'è in quella giornata, più per più tempo c'è quel sole, più energia elettrica ti andrà a produrre, ovviamente. Perciò varia l'efficienza di un impianto fotovoltaico, la produzione dell'impianto fotovoltaico dipende sempre dalla quantità di luce del sole. Più luce, più energia, per più ore più energia prodotta nell'arco della giornata. Perciò, sapendo innanzitutto quanti kilowattora all'anno vai a consumare, puoi già avere un'idea di quanto deve essere questo impianto fotovoltaico. Ritorniamo alla produzione. Se io ho un impianto fotovoltaico da 3 kW, ragazzi, quell'impianto non è che mi darà dalle 8 di mattina alle 6 di sera, 7 di sera, sempre 3000 watt di produzione. Dico, scordate questo, scordate, perché non funziona così, perché passa una nuvola, meno luce, meno potenza prodotta, oppure la quantità di luce, l'inclinazione del sole in quella stagione differisce anche dal wattaggio prodotto da due pannelli. Perciò se io mi monto 3 kW, ok, non è vero che mi produce per ogni ora 3000 watt, perché se così fosse, cioè nessuno più andrebbe a fare impianti da 6, da 7, da 8 kW, ok? Perfetto. Quanto però produce un impianto fotovoltaico? Ragazzi, questo si può anche calcolare, online ci sono dei calcolatori che ti possono calcolare a spanne il wattaggio che il tuo impianto potenziale può produrti in una giornata. Come già ho detto, dipende anche dalle stagioni, dipende se è una giornata nuvolosa o il cielo se è libero, se è piovoso, dipende. Ma mettiamo caso che un impianto da 3 kW in una giornata ha prodotto 5 kWh e sono, diciamo, abbastanza, e tu in una giornata, ragazzi, consumi forse 1 kWh o 2 kWh o 3 kWh, ragazzi, hai ricoperto in toto i consumi del tuo appartamento. Ora,
Il mio progetto, come saprai se segui il canale, se non lo sai, iscriviti, seguimi. Nei prossimi giorni, ragazzi, tanti tanti video interessanti, non solo sulla tecnologia del fotovoltaico, energie alternative, in generale sul fai da te tecnologico. Il mio progetto, ragazzi, implementerà non solo un impianto fotovoltaico, ma più avanti andrò ad aggiungere anche un eolico in supporto al fotovoltaico. Anche per quello vale lo stesso discorso. La turbina eolica non produce sempre lo stesso wattaggio, la stessa potenza, perché in base alla velocità di rotazione lui varia più o meno la produzione. E in una giornata, ok, anzi, quello funziona anche di notte, perciò in 24 ore non è che ti gira sempre in un modo. Perciò alla fine contano che cosa? Come anche nel fotovoltaico, anche nell'eolico contano i kilowattora prodotti in una giornata. Se la tua produzione, ok, è superiore al tuo consumo giornaliero, ci stai dentro alla grande. Ti dirò di più, se tu hai un surplus di produzione, devi avere le batterie. Perché? Perché così quel surplus non utilizzato lo vai a mettere dentro le batterie, e se di notte ti serve energia, perché serve anche di notte, hai le batterie che ti daranno energia elettrica. Perciò, ragazzi, facendo questo calcolo tu saprai quanto deve essere grosso un impianto fotovoltaico. Io ti faccio questo esempio. Il mio impianto sarà da circa 6 kW, quasi 7 kW. 6 qualcosa. Inizialmente, poi è in programma un upgrade dove aggiungerò altri pannelli. Ragazzi, io spero di poter coprire almeno il 90% dei miei consumi annui. Ok? Perfetto. Ti dico una cosa per farti regolare meglio: più è grande l'impianto fotovoltaico, perciò più wattaggio avrai in uscita dai pannelli, più pannelli e più grossi sono i pannelli, più kilowattora prodotti avrai all'anno, ok? Un impianto da 3 kW produrrà la metà di un impianto da 6 kW, perciò se puoi andare a montare 6 kW, bene. Se non puoi montare i 6 kW perché ti costano troppo, non hai lo spazio, va bene anche 5, va bene anche 4 o va bene anche 3. Ma sappi che la produzione di un 3 kW per un appartamento standard che non abbia consumi esagerati può darti un buon risparmio in bolletta, ok? Non ti renderà indipendente, libero dalle bollette, assolutamente no, però un buon risparmio lo avrai. Se anche tu sei interessato eventualmente a pannelli solari fotovoltaici, ragazzi, io vi ricordo la collaborazione con lo sponsor. Sotto in descrizione o anche qui in sovraimpressione ti lascio la mail. Ti ricordo che lo sponsor può fornirti pannelli solari fotovoltaici tipo questo, che mi è stato inviato dallo sponsor insieme a tanti altri per il mio impianto fotovoltaico. Questo è un 360 watt monocristallino 120 celle, ragazzi. PERC, ultima tecnologia PERC. Lo sponsor in questo momento può fornirvi pannelli da 280 watt, 340, 360 e forse 350 watt. Siete interessati? Sappi che lo sponsor vende a pallet, perciò una pedana. Maggiori informazioni comunque li trovi negli altri video sul canale. Grazie per la visione, se il video ti è piaciuto lasciamo un like, ciao e al prossimo video.